Eccoci qua con l'ancia della fisarmonica, questa nota è un do diesis. Come potete vedere, caro Bruco, sto limando la punta dell'ancia. Limando la punta dell'ancia la nota cresce. Se andiamo nella parte posteriore, naturalmente senza mai segnare l'ancia, la nota cresce. Ecco fatto. A questo punto mettiamo... E per farla diminuire? Per farla diminuire dobbiamo grattare verso il chiodo, verso questa. Okay. Okay? Ora siamo a corista, vi rammento che il corista ormai internazionale è il 440, l'880. Una volta fatta la madre, noi lo chiamiamo così, il vero accordatore, lo sottolineo, vero accordatore, spegne l'apparecchio e fa tutto ad orecchio. Tu senti adesso in questo momento una stonatura, ovvero la nota non è all'unisono. Sì. Senti che vibra? Quindi noi sta calando, senti che si avvicina? Ecco. Adesso siamo all'ottava spaccata. Quindi sono all'unisono. E sono quindi... all'unisono in questo caso. Ricordate che il vero accordatore lavora solo esclusivamente, come si dice volgarmente, ad orecchio, perché se tutti guardassimo l'apparecchio diverremmo tutti accordatori. Certo, quindi il vero accordatore lavora ancora così.